Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioco con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo ad una nuova applicazione di Bubadoo, e cioè Dr. Pets, quindi il dottore degli animali, e cioè il veterinario. Quindi ci occuperemo di curare dei piccoli animaletti malati e che hanno bisogno di cure. Quindi iniziamo subito, schiacciamo play. Ecco, il primo paziente è un gattino che ha problemi di stomaco, vedete? Quindi noi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta, che cosa ha mangiato il nostro piccolo paziente, e ha mangiato tante caramelle, quindi noi dobbiamo andare a prenderle, vedete, in questo modo, e a estrarle dallo stomaco del nostro piccolo gattino. Ce ne manca ancora una, vediamo se riusciamo a prenderla. Ah, dobbiamo cercare di recuperare anche questa, non è facilissimo. Vediamo se riusciremo dopo qualche tentativo. Vediamo un po'. Ecco fatto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo distrutto anche questa. E adesso possiamo dare al nostro piccolo gattino qualcosa da mangiare, quindi un pescionino. Ne diamo un altro, possiamo scorrere, vedete, e cercare altri ingredienti, altro cibo. Perfetto, quindi il nostro paziente è guarito. Adesso abbiamo il prossimo che ha dei serpenti addosso, quindi dobbiamo prenderli e portarli via, vedete, liberarlo. Così, perfetto. E adesso dobbiamo preparargli una pozione, a quanto pare. Abbiamo vari ingredienti, vedete, varie boccette, vari flaconi. E noi andiamo a preparargli questa pozione miracolosa. Ah, quindi dobbiamo iniettargliela con una siringa, poverino, però gli farà bene, infatti è guarito, vedete? Siamo riusciti a guarirlo. E adesso abbiamo già subito il prossimo paziente che si è punto, ha delle spine perché deve essere finito in un cespuglio, quindi con la pinzetta andiamo a togliere tutte le spine, tutti i rametti che si sono così conficcati. Andiamo a toglierli, li togliamo tutti, benissimo. Poi mettiamo un po' di spray, vedete, deve essere uno spray contro gli insetti, quindi spruzziamo tutto bene, così da aiutare il nostro piccolo cagnolino. E poi mettiamo anche questa cremina che gli farà passare queste ferite che sono rimaste. Adesso prendiamo anche un cotton fioc per curare le ferite rimaste, benissimo. Adesso in arrivo il prossimo paziente, vediamo che cos'ha. Ha dei problemi alle orecchie, quindi noi con questa torcia andiamo a vedere l'interno delle sue orecchie. Vediamo un po' che cosa c'è. Ah, ecco, c'è un brutto microbo, quindi anche qui andiamo a sconfiggerli tutti, così il nostro cagnolino starà meglio. Ancora, deve esserci ancora qualche microbo in giro, quindi cerchiamo bene, così da sconfiggerli tutti quanti. Vediamo un po' chi salta fuori. Eccolo lì. Però ce n'è ancora un altro perché. Eccolo lì, perfetto. Poi adesso prendiamo del cotone e lo mettiamo così nell'orecchio. Benissimo. Adesso abbiamo ancora
un altro paziente, l'ultimo. Problemi di stomaco anche in questo caso, le solite caramelle che ha mangiato e che non avrebbe dovuto. Quindi andiamo a prenderle con questa pinza, così. Ne mancano ancora un paio. Anche questa e poi l'ultima, così fatto, così starà meglio il nostro piccolo amico. Gli diamo qualcosa da mangiare. Ebbene amici, quindi questo era il veterinario, il dottore degli animali. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi gratuitamente al mio canale così da essere sempre informati sui nuovi video. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!